Il 20 ottobre la chiesa ricorda Santa Irene. Santa Irene era nata nel 635 in Portogallo. Era di una rara bellezza e benché avesse deciso di consacrarsi alla vita monastica, un giovane nobile la vide e si innamorò di lei al punto da ammalarsi per il suo rifiuto. Con difficoltà Santa Irene riuscì a consolarlo al punto da farlo guarire, ma nel frattempo anche il suo precettore era attratto da lei e, non accettando il rifiuto della giovane, decise di punirla, somministrandole una bevanda che le gonfiò il ventre tanto da farla sembrare incinta. E diffuse la notizia della finta maternità di Irene. Sentito ciò, il giovane rifiutato decise di vendicarsi e la fece uccidere da un sicario. Era il 653. La reputazione di Sant'Irene fu riscattata quando il suo corpo, gettato nel fiume, fu recuperato da uno zio abate che le diede una degna sepoltura e ne riabilitò la memoria. Preghiamo insieme. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, Padre onnipotente e misericordioso, che hai dato a Santa Irene costanza nella fede anche tra i tormenti del martirio, vieni in aiuto alla nostra debolezza. Lei, che è stata in vita un fiore di purezza, graditissima a Cristo tuo Figlio, per lo splendore dei suoi meriti e per sua intercessione, concedi anche a noi la vittoria sul peccato e la purezza di vita, per ricevere il premio eterno promesso alle anime elette. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti piace Invito alla preghiera? Vorresti trovare sul canale sempre nuovi video? La creazione di contenuti richiede molto tempo e molto impegno. Tu puoi supportarci guardando fino in fondo la pubblicità che precede i filmati invece di saltarla. Sono pochi secondi che a te non costano e non cambiano nulla, ma che per noi sono un contributo molto importante e utile. Se vuoi fare crescere il canale, puoi anche condividere il link sui social e farlo conoscere così ad altre persone. Grazie per essere parte della nostra comunità di preghiera. Dio ti benedica.